Milena Miconi a Verissimo, si allenta l'isolamento agli ex del Grande Fratello VIP. Milena Miconi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il celebre volto del bagaglino. Reduce dall'esperienza nella casa del Grande Fratello VIP, è stata la prima ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini ad avere ottenuto l'ambito invito che le consentirà di partecipare alle registrazioni dello show. Salotto elegante di Canale 5. Secondo TV Blog, il clima di ostilità sorto intorno agli ex protagonisti del reality si starebbe alleggerendo. Milena, prima, e, per il momento, unica, ex protagonista del GF VIP a partecipare a Verissimo dovrete essere seguita a breve da Sonia Bruganelli. Opinionista della trasmissione. Al momento, la moglie di Paolo Bonolis si trova all'estero ma al rientro potrebbe sbarcare alla corte di Toffanin per un'intervista legata anche alla sua partecipazione al reality. Si tratterebbe, secondo TV Blog, sia un modo per riprendere i contatti con il reality show di Canale 5 che, a causa dell'atteggiamento di alcuni concorrenti, aveva finito per incontrare la scure dell'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Infastidito da alcuni degli eccessi consumatisi nella casa di Cinecittà. Milena Miconi, personaggio televisivo piacevole e mai sopra le righe, si è contraddistinta per l'eleganza che ha contrassegnato la sua partecipazione al GF VIP. È quindi comprensibile che sia proprio lei la prima a sbarcare a Verissimo. Ma quali altri personaggi la seguiranno? Per il momento. Nemmeno la vincitrice Nikita Pelizzon ha ricevuto un invito. Porte chiuse anche alle coppie di questa edizione. I Donnalisi, con la squalifica di Edoardo Donnamaria, potrebbero essersi definitivamente giocati la possibilità di un'intervista con Toffanin. A meno che la trasmissione non richiede la presenza della sola Antonella Fiordelisi. Nemmeno gli Oriele, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ci sarebbero possibilità. Come Donnamaria, anche Daniele è stato squalificato in fretta e furia per avere tenuto atteggiamenti discutibili nella casa. Una possibilità potrebbero averla Micolin Curvaia ed Edoardo Tavassi, sebbene proprio il romano sia stato al centro di una serie di episodi che hanno costretto la produzione del reality show e il conduttore Alfonso Signorini a intervenire.